Buonasera, bentornati ad Abruzzo Village, trasmissione di informazione dalla provincia di Teramo. Il rapporto 2022 dell'Unione Europea sui comuni italiani a zero rifiuti assegna al comune di Teramo il primo posto tra i capoluoghi di provincia per raccolta differenziata. Teramo infatti ha raggiunto il 71,09% grazie a buone pratiche come il porta a porta e le ecoisole. Il comune di Teramo è il primo capoluogo di provincia in Italia ad aver raggiunto il 71,09% di raccolta differenziata, un record nazionale sancito dal rapporto 2022 di Zero Waste Europe sullo stato dei comuni a zero rifiuti e che ha colto piacevolmente di sorpresa l'amministrazione. 5 anni di buone pratiche con il porta a porta e le ecoisole hanno portato a questo brillante risultato, come ci spiega l'assessore all'ambiente del comune di Teramo Martina Maranella. Tutto questo ci ha portato a un risultato importantissimo in termini proprio di comunità, del raggiungimento di obiettivi in termini di percentuale molto elevati per la raccolta differenziata, ma soprattutto nell'individuazione di ulteriori famiglie sul territorio che ci permettono anche di applicare un sistema di equità in termini di tassazioni. Ballano 30 milioni di investimenti. Sicuramente derivano anche da una serie di scelte che l'amministrazione ha deciso di mettere in campo proprio in termini ambientali. Ci sono i 28 milioni del biodigestore e gli ulteriori 2 milioni di euro legati sia alla tariffazione puntuale, quindi a un incremento del numero delle ecoisole, oltre che ai mastelli taggati, ma soprattutto alla sistemazione e all'adeguamento del centro di recupero di Carapollo, perché ricordiamo che la raccolta differenziata in sé per sé da sola non è sufficiente, bisogna assolutamente legarlo a un concetto di recupero, quindi di riutilizzo. Ecco perché il polo integrato è di fondamentale importanza in questo discorso. Raggiungere un'ottima percentuale di raccolta differenziata porterà un vantaggio economico per i teramani, mappati in 30.000 utenze, con la riduzione dei costi della Tari. Tutto questo è stato possibile anche grazie ad una rivoluzione culturale sull'ambiente, iniziata dalle scuole elementari, con la cura dei luoghi da parte dei bambini. Nominando 200 bambini guardiani della villa, 140 bambini guardiani del parco, abbiamo lanciato un messaggio che la bellezza può essere, ci si può arrivare alla bellezza dei luoghi attraverso una buona educazione e buoni comportamenti. Questo poi automaticamente a catena favorisce il comportamento corretto anche dei genitori, delle famiglie, e quindi un aumento della differenziata sicuramente è stata condizionata anche da questo, anche dall'abbandono dei rifiuti nei luoghi importanti della città. Prima avveniva in maniera, diciamo, esagerata, oggi devo riscontrare che, tranne qualche situazione particolare dovuta a qualche situazione del sabato sera, ma i luoghi sono curati, non si vedono più rifiuti in giro. Si è insediato e presentato alla città il nuovo prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, che subentra ufficialmente a Massimo Zanni. Stelo ha 53 anni, di origine romana, ma vive a Siena ed è uno dei più giovani prefetti d'Italia. Ha guidato la prefettura di Oristano e ha ricoperto numerosi incarichi al Ministero degli Interni. Si è insediato a Teramo il nuovo prefetto Fabrizio Stelo, che ha ufficialmente preso il posto di Massimo Zanni, che ha lasciato l'incarico per andare in pensione. Stelo, cinquantenne, dall'aprile 2021 è stato a capo della prefettura di Oristano ed è tra i più giovani prefetti italiani. Laureato in scienze politiche, ha già ricoperto numerosi incarichi svolti negli uffici centrali del Ministero dell'Interno e sul territorio. Il nuovo prefetto di Teramo ha già avviato le visite istituzionali con le autorità della provincia ed oggi tocca alla stampa. Quali sono le priorità per questo territorio? Beh, innanzitutto conoscerlo e ovviamente apprezzarlo, perché stiamo parlando di una provincia, di una terra bellissima. Quindi conoscere i problemi, il che vuol dire cominciare a non solo leggere e studiare, ma vuol dire anche conoscere le persone, le istituzioni. Ovviamente comincerò nei prossimi giorni, già da oggi, il giro. Sindaci, presidente della provincia, le forze dell'ordine, girerò molto questa provincia. Arrivo stamattina, quindi sono fresco, mi rimbocco le maniche e sono già operativo, diciamo così, per cominciare a lavorare nel mio piccolo, grande contributo che potrò dare a questa provincia, che ripeto, bellissima. Il suo rapporto con la comunicazione? Allora, io sono un giornalista, sono un collega, almeno mi dichiaro tale, sono iscritto all'ordine dal 93, quindi faccio 30 anni di iscrizione, mi hanno anche abbonato una parte dei crediti con cui sono in regola, assolutamente, col bollino e
Era quello che volevo fare il giornalista, era il mio piano A quando ero all'università, presi la tessera, all'epoca c'era la carta stampata che dominava, ovviamente, non c'erano social, non c'era niente. Poi non mi è riuscito, il piano B era di fare lo storico perché ero e sono ancora oggi un grande appassionato di storia e poi invece si è verificato il piano C, quindi poi uno vince un concorso, entra in una carriera e con poi insomma il bilancio è assolutamente positivo insomma perché sono appunto prefetto e quindi che è anche questo è comunque uno dei mestieri più belli del mondo. Conosco poco la realtà, mi fido soprattutto di me stesso, quindi ora comincerò, già ho incontrato i miei principali collaboratori, cioè i dirigenti della prefettura e ora comincerò tutto il giro e comincerò in veste ufficiale ma anche in incognito, in borghese vorrei andare in giro per la città e per la provincia e fermarmi, parlare in un bar, in un'edicola per vedere quali possono essere vicino alla gente, no, può essere uno slogan, così, parole, io proverò a passare anche ai fatti, insomma, quindi di parlare proprio con le persone per vedere come posso dare una mano a questa terra. Il Comune di Teramo vara un pacchetto di misure a sostegno dei bambini di nuclei familiari che vivono un disagio economico. Per queste famiglie saranno gratuite le rette dell'asilo nido e della materna, gratis anche la mensa e le spese di trasporto per i loro figli sino al termine delle scuole medie. Situazione di disagio economico. Uno dei due genitori è disoccupato anche momentaneamente? Il Comune di Teramo vara un pacchetto di misure che prevede l'esenzione delle rette degli asili nido e delle materne per i bambini che soffrono di questa fragilità familiare. Ma c'è di più. La gratuità sarà estesa a mensa e trasporti sino al termine delle scuole medie. Un'operazione di giustizia sociale, la definisce il sindaco Gian Guido D'Alberto, mentre l'assessore all'istruzione Andrea Core spiega concretamente il nuovo approccio ai servizi scolastici del Comune. Nuove risposte sociali che dà l'amministrazione comunale nel segmento che riguarda l'istruzione del nostro Comune. Nell'anno passato avevamo previsto una rimodulazione delle tariffe per quanto riguarda l'accesso ai servizi educativi, prevedendo l'esenzione totale per chi era sotto gli 8.000 di ISEE, prevedendo dei meccanismi di riduzione o di esenzione in determinate condizioni appunto in ambito sociale, penso a quelle famiglie che sono assistite in maniera egregia dai nostri servizi sociali. Quest'anno abbiamo esteso questa misura anche alle condizioni di disoccupazione che le famiglie si trovano a vivere, quindi laddove vi è una condizione per la quale un genitore, anche avendo iniziato l'anno del proprio figlio con una situazione di tranquillità, si dovesse trovare invece in un momento critico, sa che può contare nel supporto dell'amministrazione comunale, del Comune, avere un servizio gratuito. Abbiamo seguito un po' quello slogan, quel motto per cui a ognuno secondo le sue possibilità, a ognuno secondo le sue necessità e quindi evidentemente chi ha di più può in questo momento intervenire e continuare a pagare. Ci tengo a sottolineare che non c'è alcun tipo di aumento. Chi si trova in condizioni di ISEE sotto gli 8.000 euro sarà un'esenzione automatica, quindi l'unico meccanismo è quello appunto della presentazione dell'ISEE che attesta la propria condizione economica. Per gli altri abbiamo indicato in maniera puntuale quelle che sono le documentazioni, banalmente le attestazioni dello stato di disoccupazione o il numero di figli a carico all'interno dello stato di famiglia. In qualche modo basterà rappresentare la propria condizione all'ufficio con i documenti necessari e si accederà immediatamente alle scontistiche o alle esenzioni per come le abbiamo presentate. La possibilità economica per il Comune di Teramo di sostenere in questo modo i bambini delle fasce più deboli in età scolare, precisa infine l'assessore al bilancio Stefania Di Padova, deriva da un risanamento dei conti pubblici dell'amministrazione attuato in questi ultimi 5 anni. La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia erogherà contributi a gruppi di turisti che sceglieranno come meta le province di Teramo e dell'Aquila per almeno 2 notti. Al bando potranno partecipare in primis i tour operator, ma anche le scuole e le parrocchie. La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, avendo l'esigenza di captare nuovi flussi turistici, eroga attraverso un bando contributi a titolo di concorso spese a gruppi di turisti che soggiornano presso le strutture ricettive, alberghi, agriturismo, villaggi turistici, residence della provincia dell'Aquila e di Teramo. Sono ammessi al beneficio i tour operator, le agenzie di viaggio, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, le associazioni onlus, i circoli ricreativi, i circoli culturali, le fondazioni e le parrocchie.
L'ente camerale in questo momento ha lanciato un bando molto importante, credo, proprio per captare i flussi turistici a livello ovviamente diciamo di recettività. Quindi abbiamo messo in campo una serie di azioni che possono essere utilizzate dagli operatori per promuovere al meglio le proprie strutture e per promuovere noi tutti al meglio il nostro territorio. Il territorio abruzzese ha una grande attrattività, però abbiamo ritenuto importante dare un aiuto economico per l'organizzazione di gruppi in particolare. Infatti il bando si rivolge a gruppi di minimo 25 persone e la Camera di Commercio dell'Aquila e di Teramo, quindi la Gran Sasso, eroga un contributo di 30 euro a persona sulla seconda notte, quindi banalmente anche per i weekend entra in campo questo contributo. Voi capite bene la portata di questa iniziativa, perché ovviamente se c'è un gruppo non so, culturale, un gruppo sportivo, una parrocchia, un CRAL che vuole venire in Abruzzo, magari quando deve scegliere la meta sarà interessato anche a livello non solo per le bellezze paesaggistiche ma anche a livello economico di venire da noi, quindi questo è un modo per captare e spostare i flussi turistici. Intanto gli operatori del settore alberghiero si dicono ottimisti per la prossima estate, anche se gli aumenti dell'energia potrebbero erodere i risparmi che le famiglie destinano alle vacanze. C'è un bel fermento, ci sono interessanti richieste, è chiaro che il problema dei risparmi domestici italiani che in un certo senso seguono anche i costi giornalieri della famiglia pongono oggi una riflessione su quante di queste richieste potranno essere confermate o su quanti flussi potranno essere interessati rispetto alle disponibilità magari maggiori che si potevano avere nell'anno pregresso. Immaginiamo i costi energetici, immaginiamo tante altre realtà che erodono delle disponibilità familiari, le quali poi debbano essere messe a budget all'ultimo momento. Nei prossimi mesi a Teramo partirà la ricostruzione pubblica con il recupero di importanti edifici storici come la prefettura, il complesso di Regina Margherita e l'asilo Gemma Marconi. Lo ha annunciato il direttore dell'USR Vincenzo Rivera, che ha ospitato negli uffici di Teramo il governatore Marco Marsilio. Sul nuovo ospedale di Teramo, il sondaggio online lanciato tra i teramani dal gruppo civico Area Biancorossa è stato categorico. Il 77% dei 516 cittadini che ha partecipato ha dichiarato di essere contrario al trasferimento del Mazzini a Piano d'Accio, confermando Villa Mosca come la migliore soluzione. Siamo contenti di questa risposta come comitato, in parte ce l'aspettavamo. Hanno risposto oltre 500 persone che sono uno spaccato importante per la società teramana e hanno espresso per il 77% che il nuovo ospedale, parliamo di nuovo ospedale, non di ristrutturazione del vecchio, venga costruito a Villa Mosca. Sempre attraverso questo questionario online ai teramani è stato chiesto anche di esprimersi sulla sicurezza in città e sulle ZTL. La maggioranza dei cittadini non auspica la totale pedonalizzazione del centro storico, ma si è detta di sentirsi sufficientemente sicura e protetta. La cosa che vi ha lasciato però stupiti è sul centro storico. Sì, una risposta che non ci aspettavamo. La maggioranza non è favorevole a una chiusura immediata, noi possiamo interpretare, del centro storico. Per il 48% hanno espresso parere negativo e noi pensiamo che, interpretando il sentimento dei teramani, che questa chiusura debba essere accompagnata piano piano da misure che controbilancino lo svuotamento del centro storico. Dal risultato di questo sondaggio e dalle conseguenti risposte ottenute dai teramani, l'area biancorossa avrebbe deciso di stilare un programma elettorale e magari una lista per le prossime amministrative a sostegno del sindaco che sposerà queste scelte. I partiti e i movimenti che ci hanno voluto incontrare hanno tutti espresso: questo è il nostro candidato, lo appoggerete? È chiaro che se un nuovo candidato non dovesse appoggiare in maniera specifica alcuni punti che per noi sono importanti, la salvaguardia dell'ospedale a Villa Mosca, la ristrutturazione della stazione ferroviaria sul progetto che noi abbiamo proposto, è chiaro che diventa difficile un appoggio al singolo candidato.
Giornata internazionale della donna. Teramo ha vissuto intensamente questo 8 marzo con tante iniziative culturali. Il premio Borsellino ha incontrato gli studenti delle scuole superiori, la commissione pari opportunità degli avvocati ha premiato la prima donna avvocata di Teramo, la consulta del comune ha puntato sulle poetesse teramane. Giornata internazionale della donna a Teramo vissuta intensamente per festeggiare i diritti conquistati e quelli ancora da conquistare. Ma perché mai si dovrebbero festeggiare dei diritti che alle donne spettano già di diritto? È la riflessione che il premio Borsellino ha voluto condividere con gli studenti teramani delle scuole superiori. Non potevamo mancare un appuntamento così importante, lo celebriamo con delle donne impegnate nella vita di tutti i giorni che devono un po' sgomitare rispetto agli uomini per raggiungere gli obiettivi che si prefiggono, ma ce la fanno. Le donne, se si mettono in testa qualcosa, la realizzano, anche se per loro è più difficile, ma è importante sottolineare l'importanza di queste figure affinché non serva più farlo. Noi ci auguriamo questo, ci auguriamo che non servano le quote rosa, che non ci siano più quote, perché chi merita deve arrivare, che sia uomo o che sia donna. Per voi, donne che vi state preparando ad entrare nel mercato del lavoro, che cosa rappresenta questa giornata? Per me è tipo un'evoluzione, perché si parla sempre dell'uomo e magari dare spazio anche alle donne su questo argomento è qualcosa di importante. Vi sentite fiduciose per il vostro lavoro futuro? Sì. Molto. Nella conquista dei diritti delle donne l'Abruzzo è stato sempre in prima linea con due madri costituenti, Filomena Deli Castelli e Maria Federici. Beh, un grande successo anche perché queste donne sono state elette nella Costituente, non nominate, quindi hanno dovuto chiedere il voto ed essere votate. E poi diciamo che le donne erano solamente 21 su 554, ma hanno saputo combattere e fare squadra per attuare i diritti delle donne, soprattutto per il raggiungimento di una parità che all'epoca era molto lontana. Ma certo che i principi e i valori che sono stati inseriti nella nostra Costituzione hanno aiutato tutte le altre donne che negli anni successivi hanno fatto la battaglia per raggiungere una parità, quindi la presenza nelle istituzioni, una parità salariale, un ruolo condiviso e paritario all'interno della famiglia, una giusta collocazione dei reati contro la violenza sulle donne e tanti altri argomenti, quindi un aspetto importantissimo che va sicuramente ricordato e valorizzato. In città tante altre le iniziative per questo 8 marzo. Premio Borsellino, replica nel pomeriggio con la presentazione di un libro alla Biblioteca Delfico sulle donne madri costituenti. La Commissione per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati consegna una targa alla prima donna iscritta all'albo degli avvocati di Teramo, Elisabetta Referza. La consulta del Comune invita ad un reading di poesie scritte da poetesse teramane nell'auditorium di Via Stazio. Marco Cappato, leader dell'associazione Luca Coscioni, ha fatto tappa a Teramo per presentare la legge regionale sul suicidio assistito. È cominciata infatti la raccolta di firme in Abruzzo. Serviranno 5.000 firme per portare in Consiglio regionale la proposta normativa di iniziativa popolare. Tutti i sondaggi confermano che la stragrande maggioranza delle persone è d'accordo sul fatto che ci siano buone regole che consentano di scegliere alla fine della vita, che non significa imporre una scelta a tutti. Io sono convinto che ormai ci sia una consapevolezza enorme, proprio per il vissuto della gente attorno in famiglia, al capezzale di una persona malata, che non si deve imporre come una tortura, una sofferenza contro la volontà del malato, del paziente. Ecco, questa raccolta firme chiede che ciò che in Italia è già legale, perché in alcuni casi è già legale l'aiuto medico alla morte volontaria, avvenga in tempi e modalità certe. E questa è una competenza regionale, perché la sanità è regionale. Allora noi chiediamo che Regione Abruzzo intervenga, sarebbe anche la prima in Italia, quindi sarebbe un ottimo segnale, la campagna è partita in Veneto e qui, intervenga per dare tempi certi alle risposte a malati che ovviamente non hanno tempo per aspettare, perché sono o malati terminali o comunque malati in condizioni veramente estreme di sofferenza. A volte si contrappongono, no, i malati che vogliono vivere, i malati che vogliono morire, è un'idiozia. I malati esigono e hanno diritto al rispetto della loro volontà e della loro scelta, che ovviamente per tutta la vita e per tutti noi è volontà di salute, di cura. Può arrivare un momento in cui
quella sopravvivenza diventa insopportabile. Allora rispettare sempre la volontà del malato significa anche riformare a misura di persona il sistema sanitario. Nelle Marche Federico Carboni ha dovuto aspettare 2 anni prima che la ASL gli facesse persino una visita per capire se era nelle condizioni di poter ottenere l'aiuto a morire, solo perché c'era un blocco ideologico da parte dell'assessore regionale e della politica e dei partiti nella regione. Queste cose non devono accadere, perché non spetta ai partiti, non spetta al potere, non spetta neanche a Marco Cappato, non spetta a nessun altro che alla persona che soffre decidere il momento nel quale quella sofferenza deve avere termine. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Vi lascio alla rubrica sulla formazione professionale curata da Luigi Di Teodoro, responsabile formazione del gruppo Consofom. Questa sera Luigi ci illustrerà il corso per diventare operatore sociosanitario e l'importanza di questa qualifica professionale. Grazie, buona serata a tutti.